Juancre, buonanotte. Bentornati a RetroPlay. Questa volta parliamo di Bazooka Bill, stranissimo gioco, vediamo, che era praticamente un clone, un clonaccio di Green Beret della Konami. Vedremo adesso il gameplay com'è, è molto molto caotico questo gioco. Allora, della Arcade, che poi era una sottoetichetta della Melbourne House. Eccolo qua, LTD Melbourne House. Software inglese, non australiana come può sembrare dal nome. Ecco la cassettina. All'interno vediamo le istruzioni. Lei c'è anche una mappetta, ecco, dei vari livelli di gioco. E adesso andiamo al gameplay di Bazooka Bill. Qui al gioco vediamo la schermata di caricamento che diciamo ripropone in maniera un po' strana la mappetta che abbiamo visto poco fa nella confezione. Adesso andiamo al gioco. Qui le ultime striscette del caricamento ed eccolo qui Bazooka Bill. Ed eccolo qui Bazooka Bill, eccolo qua, lo vediamo che gli sparano mentre lui invece batte il piede, se ne frega proprio, è invulnerabile quest'uomo. Allora, come vedete già è un soldato col cappellino, col cappello, a borsetta, no, come si chiama? Il cappello, a bustina, bustina, io ho fatto pure il militare, ma hanno dato il cappello a bustina. Quindi somiglia un po' a Green Beret, ecco, somiglia a Green Beret. Ma non è Green Beret, è un clonaccio, come vediamo lì qui sta sparando con il lanciafiamme, che sembra una mano rossa, ma invece è un lanciafiamme, ragazzi. Adesso andiamo con il gioco, eccolo qui, inizio il gioco. Premo il bottone, eccolo qua, in città lui spara questi pugnoni enormi che sono anche distaccati dal braccio se ci fate caso. C'è una cosa vergognosa sto gioco per i bug che c'ha. Allora, dobbiamo cambiare arma, come si faceva? Ho preso il coltello, ma eccolo qua, con giù e fuoco. Prendo giù il fuoco. Oh, guarda se me la cambia arma. Oh, mortà. Niente, per cambiarmi mi hanno ammazzato. Pensate a questo gioco quanto è infame. Ah, con un coltello ammazziamo 10 soldati. Con un coltello solo. La musica è molto infame, anche lei. Allora, io non ricordo. Sto gioco esisteva anche in versione pirata sulle cassettine. Non ricordo come si chiamava. Se qualcuno lo sa, me lo dica. Magari Roberto sicuramente lo sa come cacchio si chiamava sto gioco in versione da cassetta da edicola. Andiamo. Siamo in città, qui vediamo se riusciamo a raggiungere il secondo livello, ma io non ce l'ho mai fatta, ve lo confesso che non ce l'ho mai fatta. Proviamo a salire la scaletta, eccolo qui. Niente, ci hanno fregato. Riscendiamo che è meglio. Che è, beccate questa, beccate questa. No, ho finito i coltelli. Ma ci abbiamo un altro del pugnone. Il pugnone di Bud Spencer. Oh, non arriva, me l'ero illuso che non arrivano più, eh. Comunque un gioco rozzo, dalla grafica rozza, dal gameplay approssimativo. E con Green Beret non c'entra proprio niente, ma di niente, proprio. Diciamo, Green Beret è un gioco raffinato nel suo gameplay, preciso, è ben fatto. Invece della Konami, questo qui invece è proprio una schifezza. Questo è proprio la copia della copia della copia, che non c'ha proprio nulla di gameplay, è frenetico perché c'è un casino di soldati che vanno avanti e indietro, però alla fine il gameplay è proprio approssimativo, cioè non c'è modo di schivare i nemici, non c'è modo di pianificare quello che bisogna fare, non c'è modo, non si può nemmeno abbassare, pensate un po'. Un gioco veramente infame questo. E poi io non credo di essere mai riuscito a superare il primo livello perché boh. Non lo so perché, probabilmente perché devi ammazzare talmente tanti soldati per superarlo. Andiamo qua dietro. Ecco, ci hanno ammazzato un'altra volta. Infatti quelli sopra sono armati di mitra, invece quelli sotto no. Niente. Come hai visto c'è anche il countdown per farti continuare come nei coin-op, no? Perché hanno voluto scimmiottare sta cosa, ma senza cognizione di causa, anche perché il conto alla rovescia finisce subito, proprio come fulmine, non fa in tempo a premere il bottone. Noi proviamo a fare una seconda partita. Questa è veramente l'ultima possibilità che do a sto gioco per vedere se c'è un qualcosa di valido in questo gioco. Ma non credo proprio, mi pare proprio una bella schifezza di gioco. Allora, c'è da dire che io sto gioco, come avete visto, io ho la versione originale di questo gioco. Ma non perché l'ho comprata ai tempi quando è uscito, io l'ho comprato molto dopo questo gioco, perché con il mio amico Gianfranco, che purtroppo non c'è più adesso, un saluto al mio amico Gianfranco,
anche se non ci può sentire ovviamente. E con l'amico Gianfranco succedeva intorno a fine anni 90, inizio 2000, andavo per i mercatini a cercare giochi da collezione perché noi collezionavamo giochi retro game. Allora trovammo a Porta Portese 2 che c'era un venditore che aveva tanti giochi che erano dei, come si dice, delle rimanenze di magazzino, dei fondi di magazzino invenduti dell'era Commodore 64. E tra questi giochi c'era anche questo Bazooka Bill che come gioco diciamo che non è un granché, è una bella schifezza, però visto che il gioco era praticamente nuovo, l'avete visto anche all'inizio del video, era proprio in condizioni perfette, proprio come appena uscito dal negozio, allora io l'ho comprato anche perché mi è costato veramente poco, non ricordo quanto, poche migliaia di 2000 lire, 3000 lire, non mi ricordo quanto mi è costato, ma veramente una sciocchezza. Allora non me lo sono fatto scappare, insieme c'erano anche altri giochi che ho preso. Adesso non ricordo quali erano. Uno mi pare che era On the Tiles, di cui abbiamo già parlato oppure parleremo a breve. Quello del gattone, il gioco del gattone, anche quello era in condizioni assolutamente perfette, immacolate. Se vedete il video di On the Tiles, vedrete che anche quel gioco lì è assolutamente perfetto come condizioni. C'erano anche altri giochi adesso, però non mi ricordo, francamente. Allora, qua noi continuiamo ad avanzare all'infinito e a pestare questi soldati, però come vedete il gioco va proprio avanti così all'infinito senza proprio nessun. Prova a mettere la. Mi ricordo c'era una cosa che si metteva la pausa, aspettate un attimo. Che c'era mettendo la pausa? Non mi ricordo, succedeva qualcosa di strano. Il manuale non l'ho riletto, ragazzi, purtroppo sono pigro e non ho letto il manuale. Però lì sicuramente c'è scritto cosa accadeva quando si. Ecco, vediamo come i tasti funzionano. F1, F2, F7, niente, non succede un cacchio. Vabbè. Niente, proprio zero, non riusciamo ad andare avanti. Proviamo a premere un po' di tasti alla cazzo. Aspetta, proviamo a premere. No, che ho fatto? Che ho combinato? Ho premuto il tasto run stop e è finita la partita. Cioè, ma voi mi state prendendo veramente per il culo? Aspettate un attimo, allora sta cosa la devo indagare un attimo. Allora, premendo una stop, che succede? Un cacchio. Tanto qua c'ho 5 vite, prima ce n'avevo 3, boh, non ci sto a capire veramente niente. Prendiamo i coltellacci, allora F1, F3, F5, F6. Ecco, con F7 che succede? Niente, con F7 è il quit, reset il gioco. Porca vacca, non è giusto. Allora poi apriamo un po' la culla. Proviamo vari tasti, ma niente, proprio. Vabbè. Niente, ragazzi, sto gioco è recuperabile. Secondo me è una schifezza. Poi magari so io che non ci so giocare, so io che non, magari bisogna premere un tasto specifico per fare qualcosa di specifico. Il manuale non l'ho letto, quindi non vi so dire. Comunque. Oh, ho levato la musica. Che cacchio ho fatto? Ho levato una voce alla musica. Ma che davvero? Ma mi state prendendo per il culo? Ma come funziona questo gioco? Vabbè. Comunque, per questa volta è tutto. Era Bazooka Bill della Arcade Machine sotto etichetta della Melbourne House. Una bella schifezza di gioco. E noi vi salutiamo. Ciao ragazzi. Perché sono andato a leggermi il manuale. Ho scoperto una cosa che non sapevo di questo gioco. Finalmente mi sono degnato di andare a leggere il manuale. Adesso forse capiremo come minchia si gioca a sto gioco. Allora, dice nel manuale che non è un gioco lineare, cioè non è come Green Beret dove tu vai avanti e sei a posto. No, questo gioco qui è un gioco in cui tu devi esplorare l'isola e raggiungere gli altri livelli. Come fai? Semplicemente usi le scale. C'è scritto bisogna usare le scale, però già ci puzza che non si può tornare indietro qua. Quindi probabilmente il livello va in tondo, cioè gira in tondo e ritorna alla partenza. Proviamo a entrare in questa porta, vediamo se si può. Non si può, non si può fare un cacchio in questo gioco di me. In questo bellissimo gioco di me. È bellissimo gioco. Allora andiamo avanti, cerchiamo di capire perché cacchio non ci fa entrare da nessuna parte. Dove cacchio devo andare per entrare? Anche perché io vedo la scaletta per andare al piano di sopra, ma poi nel piano di sopra non c'è nessun'altra scala, ragazzi. Un po' se riusciamo a scorgere qualche cosa. Niente, abbiamo fatto un'altra botta. Oh, gioco veramente infame, eh. Che becca di questa. Ah, secondo me dobbiamo prima salire su per forza, perché giù non c'è niente, le porte sono tutte chiuse. Poi dobbiamo trovare, intanto io sono un po' così con un deficiente,
Tanto sto perdendo un botto di energia. Dobbiamo trovare un posto dove andare, tipo qui dentro queste finestre, forse si può andare. Niente, non ci fa andare. Come cazzo? Oh, ecco, attenzione! Abbiamo scoperto una. Un palazzo. Ecco, ma ho capito come funziona. Allora, ragazzi, ma ho capito come funziona sto benedetto gioco. Finalmente ci sono arrivato dopo 30 anni che non ci giocavo. Però ho capito come va. Allora, prima cosa bisogna salire su. Poi dobbiamo andare. Una volta che tu stai sul balcone, il livello cambia. Non è più quello di prima dove c'è solo la strada. Ma troveremo queste arcate con le scale. E noi, se scendiamo le scale, troveremo nemici ancora più agguerriti. Che sono i soldati di prima, ma stavolta col mitra. Che bastardo. Andiamo avanti, prendiamoci il nostro bel coltellaccio. Ma fa bene. Come vediamo, adesso il livello è cambiato ancora, perché ci sono altre scale diverse. E noi le saliamo. Salendo le scale, il livello dovrebbe cambiare ancora. Quindi però è proprio un Inception, non è un Inception, è proprio un... come Silent Hill, che mentre tu stai da una parte il livello cambia. Ecco, c'è un ponte che prima non c'era. Siamo sul ponte, ragazzi. E noi che facciamo? Scendiamo dal ponte, vediamo dove ci porta. E il livello dovrebbe cambiare ancora fra poco. Siamo sotto al ponte di baracca, dove c'è Mimì che fa la cacca, giustamente. Attenzione, attenzione. Facciamo, risalgo sul ponte, risalgo. No, non risalgo. C'è una scala gigante, eccola. No, no, continuo, continuo. Perché non mi fa continuare? Che basta. Cioè, ti scrive e fa il countdown, ma non ti fa continuare. Questo gioco veramente fa. Comunque avete capito, ragazzi, come funziona Bazooka Bill. Funziona in maniera veramente... veramente di me... è veramente strana. È un gioco strano, dove sotto i tuoi occhi il livello cambia. Ma è una maniera molto pigra per fare il cambio di locazione senza fare un cambio di schermata, secondo me. Il gioco rimane una merda, secondo me. Comunque, vabbè, abbiamo capito più o meno come funziona, però il gioco è comunque una merda. Con questo è tutto, ciao ragazzi, con Bazooka Bill che batte il piede, vi saluto. Ciao belli, ciao ragazzi.